Bentornati amici sul mio canale. Oggi voglio finalmente, e me ne scuso, mostrarvi un unboxing che vi ho promesso qualche mese fa. Era il periodo pasquale e vi avevo promesso di unboxerare alcune scatole, quelle che erano state le scatole acquistate nel periodo di Pasqua, quindi verso marzo-aprile. In quel video vi ho chiamato gli acquisti di marzo, che potete vedere qui sopra. Oggi sulla mia pedana rotante vedete questa scatola in 1.35 che vi avevo promesso di unboxerare. Lo andremo a fare proprio ora, proprio insieme, quindi state sintonizzati e andiamo subito a vedere questa scatola. Eccomi subito dopo la sigla, sono ancora io e a breve lascerò parlare i pezzi all'interno di questa scatola. Voglio darvi altre note su questa scatola, che è una scatola di 15x20 cm circa, in pieno stile Tamiya. Questo kit, che è un kit nuovo, stampato e prodotto, messo in commercio nel 2020, sicuramente avrete già visto online i figurini di questa scatola, però tuttavia credo che, visto che ve l'ho promesso, voglio mostrarvi il video nella quale lo vado ad unboxerare e nella quale vi parlo direttamente delle mie impressioni. Questa scatola appunto è in 1.35, permette di realizzare 5 figurini in scala 1.35. Il numero del kit è il 35371 e, come dicevamo, sono 5 figurini al suo interno, questi che vedete qui. Ovviamente parliamo di una fanteria tedesca della Seconda Guerra Mondiale. E soprattutto con questa scatola la Tamiya sembra aver fatto un passo veramente nel futuro. Infatti era da qualche tempo che la Tamiya non sfornava kit di questa qualità. La scatola che vedete attualmente, quindi ad oggi, la potete trovare sui vari siti online e nei vari negozi tra i 15 e i 20 euro circa. Tuttavia ora, io direi, andiamo direttamente a vedere il contenuto di questa scatola, quindi vediamolo sul tavolo da lavoro. Apriamo la scatola e vediamo che al suo interno si presentano una, due e tre differenti sprue. Abbiamo le istruzioni in pieno stile Tamiya, direi, molto utili, molto pratiche e anche molto semplici, e anche tra l'altro per chi è proprio alle prime armi. Vedete come ci riporta il numero dei pezzi, ci riporta la colorazione che dobbiamo seguire, ed è sicuramente questo buono sia per chi è alle prime armi ma anche chi ovviamente è più esperto. Oltre questo abbiamo altri. Ok, qui abbiamo addirittura segui Tamiya Italia per avere delle novità, tagga i nostri profili, lo faremo, e altri, diciamo, altre pubblicità con lo stucco, la colla e quant'altro. Ma cosa fondamentale e cosa importantissima e sicuramente molto 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 utile sono le decal. Queste ve le faccio vedere sin da subito, prima di andare a vedere poi i pezzi. Queste, mi chiedete che cosa sono? Semplice, sono i gradi, le mostrine, le aquile e tutto ciò che sicuramente dipingendo può venire molto e risultare piuttosto difficile, ma con la decal sicuramente è molto più facile, e questa è una cosa già molto molto apprezzabile all'interno di una scatola di figurini. Ora andiamo a vedere le vere e proprie sprue con i figurini. Ok, apriamo la prima. Vedete qui come abbiamo il busto e le gambe che sono suddivise. Questo forse potrebbe essere l'unica problematica, perché ovviamente andando a unirle forse ci sarà bisogno di un po' di stucco. Vedete poi qui le teste, che devo dire sono veramente ben ben scolpite, ma anche il dettaglio della giacca non è affatto male. Quindi
Come vi dicevo, qui dentro abbiamo la possibilità di realizzare 5 diversi figurini. Abbiamo oltre questo ovviamente anche tutte le armi e le dotazioni di questa truppa, di questo che può diventare anche un piccolo diorama, di questi che possono essere inseriti insieme a altri figurini o anche a un carro magari per una piccola scenetta. Poi abbiamo qui tutte le armi e le varie attrezzature. Molto bello il dettaglio di questo MP40, la borraccia, un MG e poi ecco gli altri figurini. Da vedere anche da notare, o meglio, anche le pose rilassate, che è sicuramente un di più. Come vedete l'interno però, ecco questa è come diciamo l'unica problematica, è vuoto. Tuttavia panneggio direi al top, guardate qui, scultura anche al top, visi e mani veramente ben scolpiti, così come gli stivali, i visi, ecco qui, soprattutto già abbiamo visto un altro viso, potete notare la differenza che c'è in questi visi, sono uno diverso dall'altro, ecco qui il terzo, che è diverso, e il quarto, sicuramente quindi, ecco qui un altro particolare delle divise. Quindi in questo breve video volevo farvi vedere, come vi avevo promesso, l'unboxing di questa scatola che al suo interno contiene, ribadiamolo, 1, 2 e 3 sprue per la realizzazione di questi 5 figurini qui, in queste pose tra l'altro anche molto rilassate, che sicuramente possono aiutare nella realizzazione di un diorama. Caratteristica è l'avere le mostrine, le spalline, le aquile e tutte le altre differenti applicazioni in decal, quindi questo ci permette sicuramente di dover risparmiare il tempo per la pittura, anche se ovviamente anche le decal, come sappiamo, prevedono altri tipi di problematiche. Tuttavia devo dire che per questa scatola e per il costo è una scatola assolutamente da proporre ed è assolutamente una scatola da consigliare. Sto cercando inoltre di portare sul canale sempre nuovi argomenti e sempre qualcosa che può interessare secondo me voi che mi seguite sempre con molto piacere. Tuttavia, come avete visto, c'è anche un leggero rallentamento nella pubblicazione dei video, dovuto ovviamente anche alla volontà di creare sempre nuovi contenuti di migliore qualità e allo stesso tempo anche nella lentezza della realizzazione dei modelli. Io come al solito con questa scatola vi ringrazio, vi voglio invitare a seguire sempre come al solito il mio canale, a iscrivervi, a condividere questa unboxing, che mi rendo conto forse qualcuno già avrà visto questa scatola e qualcuno forse avrà già fatto, ma come al solito vi voglio ricordare di iscrivervi al canale, mettere like, commentare e ovviamente condividete questo contenuto con i vostri amici. E come al solito ci vediamo al prossimo video.